furono date loro 7 tronchi. Poi venne un altro angelo che aveva un tubolo d'oro e si fermò presso l'altare. Gli furono dati molti profumi affinché li aggiungesse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi offerto con le preghiere dei santi salì dalla mano dell'angelo davanti a Dio. Poi l'angelo prese il tubolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E si fecero voci, tuoni, lampi e un terremoto. E i 7 angeli che avevano le 7 trombe si prepararono a suonare. Chi sei tu? Sei venuta a prendermi. Me ne ho accorto. Il mio spirito è pronto, non il mio corpo. Dammi ancora del tempo. Tu giochi a scacchi, non è vero? Lo so, l'ho visto nei quadri. Lo dicono le leggende, come dicono pure che non hai mai perduto un gioco. Accetti? Ti tocca al nero, si avvicina la morte, non credi? In una chiesa di campagna, nel sud dello Smera, la nostra azione drammatica risulta dipinta sopra un muro che è proprio sulla destra dell'entrata al deposito delle armi. Il dipinto risale alla fine del 1300 ed il tema risente del periodo in cui la peste infuriava in questa regione e nei dintorni. Il nome dell'artista è sconosciuto. Il racconto pittorico comincia nel quadro in prossimità delle finestrelle del deposito delle armi. È lì che il sole gioca su un paesaggio ancora verde, ma finisce 4 metri più là, in un angolo buio dove gli ultimi avvenimenti si svolgono in un'alba grigia e piovosa. Andiamo, padrone? Di qui non si entra! Ma dai, ti perdono perché non sai chi siamo. Oh, non ci posso fare niente io. È proibito passare il confine. Chiunque voglia sfilare il divieto, troppo che rischio. E perché non vengono tuo padre, tuo fratello, tuo marito e tuo padrone? Che giuro loro che gli è dato. Mio fratello è malato. Mio padre non è tornato da una guerra, Morì. È morto da 3 giorni. Allora entrerò e parlerò tu per tu con tuo fratello. Vedrai che ci riconoscerà, se avete il mio padrone. No, non lo fare! Capisco la tua apprensione. Siamo tutti ricoperti di polvere, sporchi e trasandati. E per giunta siamo senza i nostri cavalli, ma non per questo siamo dei malfattori. Abbiamo la peste. Lo capisci? Siamo appestati! Oi, oi, che tutto a fare? La peste è una cosa schifosa e dir poco dispiacevole. Il mio padrone vuole sapere se tutto il territorio è infestato. Non so niente. Che certo è che moriremo. Ah, non io comunque. Anche tu. Tu e tuo padrone. Non c'è scampo per nessuno qui. Non c'è via d'uscita. Senti l'odore di fumo. Ma stamattina ha impregnato tutta l'aria qui intorno. Senti, adesso che me lo fai sentire, sento questo odore acqua che punge il naso. Stamattina hanno bruciato una strega. Lì a Trivio, che l'incontro è di 3 strade, riconosce a sua la colpa della peste. E d'altronde, lei ha ammesso di aver avuto rapporti carnali. Con il diavolo! Con il diavolo! Allora tutto torna. Bisogna stare attenti con quelle streghe, sia che portino la peste, sia che abbiano fatto qualche altra diavoleria. Il mio padrone vuole andare avanti. Come si chiama il tuo padrone? Si chiama Antonius Bloch. Siamo stati 10 anni, interessanti, a farci mordere le serpenti.
fuggire dagli insetti, azzannare dalle belve feroci, massacrare dai pagani, avvelenare dal vino, impestare dalle donne, divorare dai bidocchi! E tutto per la gloria del nostro Signore. Sì, mi rimproveri adesso, padrone. Ma lo sai bene che la nostra crociata è stata la cosa più stupida che potessimo fare. Soltanto un semplice idealista poteva inventarla. Guardatelo, mio povero padrone. Non può parlare lui. Quei sudici pagani l'hanno catturato una bella domenica mattina mentre stava raccogliendosi in preghiera. E poi gli hanno tagliato la lingua. La peste è forse più tremenda, crudele e pericolosa di tutto quello che abbiamo fatto noi? Io non credo. Io me ne infischio della peste. Dovreste obbedire, fuggire, andare via lungo i mesi non ancora infestati dal morbo. Poi, voi non avete mai visto gli occhi dei contagiati, quelle domani, il sangue che schiuma intorno al naso e alla bocca. Voi non avete mai visto il bubbone sotto la gola del malato che cresce dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera. Voi non avete mai visto il marciume che fuoriesce dai corpi. Su alcuni la piaga diventa grande come la testa di un bambino e i corpi inaridiscono e si ritraggono intorno al bubbone, così che gli arti diventano come cordami, tentano di strappar via il bubbone, si importano le mani, arrivano a strapparsi le vene con le unghie. Dai paesi infestati, ma la loro fuga sono sempre seguiti da un'ombra, quella di un signore severo. Loro i paesi vengono intaccati e, come nei giorni estremi, sembra di poter scorgere nel tramonto l'inesorabile cavaliere dell'Apocalisse. Il mio padrone faceva di andare avanti, mi ordina di proseguire. Andiamo incontro alla morte e alla peste. Addio, ragazzo mio. Quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, udì il primo dei quattro esseri viventi, che gridava come con voce di tuono: vieni! Ed ecco, mi apparve un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona, e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. Chi sei, bella ragazza? Non hai paura del buio? Possiamo farci compagnia. Guarda, io e mio padrone volevamo giusto fermarci a riposare un po'. Sai, abbiamo fatto a piedi tutta la strada dalla Terra Santa. Capirai che siamo un po' stanchi. Se è così, mi riposo anch'io. Fa pure. Potresti farmi compagnia laggiù tra i cespugli. Perché? Potremmo raccogliere i mirtilli, per esempio. È tanto tempo che non lo faccio. Se tu sapessi chi sono, non mi chiederesti di raccogliere i mirtilli e nemmeno qualche altra cosa. E posso chiederti chi sei? Sono la strega che hanno bruciato all'incrocio proprio stamattina. Ma se tu fossi morta, non dovresti essere qui. Certo che sono morta! Allora sei un fantasma. Non credi ai fantasmi. Dunque, non esisti. Ma se non esisti, non puoi essere qui a importunare me e mio padrone. A meno che non siamo morti anche noi. Ma noi non possiamo essere morti, diavolo, non ci capisco più nulla. E allora me ne infischio di tutto. E decido di non far più parole fino all'ultimo giorno del giudizio. Può succedere, prima che tu te la sapessi. E allora vedrai, farò un gran bel discorso.
racconterò tutto, dal concepimento fino all'ultimo scricchiolare delle mie povere ossa, e poi griderò: è giusto? Stavi dicendo qualcosa? Chiedevo se eravate presenti alla mia esecuzione. No, eravamo fuori città. Verso l'alba. Appena addormentata, quando sono stata risvegliata dalla folla che urlava fuori dalla prigione. Ero sgomenta, mi sono messa a piangere. Ma è stato inutile, dato che tutto era stato ormai deciso. E solo, arrampicata fino alla finestrella del soffitto. E di lassù ho guardato il cortile. C'era già la carretta e c'era anche il prete, ma ancora non riuscivo a vedere il boia. Il sole stava per levarsi, non c'era una nuvola in cielo. Stavo lassù e guardavo la gente. Ora cominciavo a riconoscere le loro facce, le loro voci mi entravano negli orecchi come sinistri richiami di uccelli malvagi. Guardando le mie mani che si aggrappavano alle sporgenze del muro, mi sono accorta che le mie unghie erano spezzate e annerite per il sangue, mentre le nocche, tese da tutta la forza che avevo, diventavano sempre più bianche. Ho sentito delle voci più nitide, che ora venivano dal corridoio. Poi la porta si è aperta e io sono caduta giù e mi sono trovata con la fronte contro delle grosse tavole che puzzavano di paglia marcia. Mi hanno afferrata per la vita e, tenendomi le spalle, mi hanno messo al collo un collare di ferro. Ero tutta intirizzita. Allora non potevo né parlare, né gridare, e neppure camminare. Ma allora mi tiravo da quella catena e così dovevo seguirli per forza. Mi trascinarono attraverso una scala di pietra e ogni volta che cadevo mi sembrava di soffocare. Mi tiravano con la catena, ma non mi misero né nel dosso con le altre guardie. Questa volta non mi sghignazzavano dietro, stavano in silenzio e dimostravano una certa paura. Era perché sapevano che lui mi seguiva e mi stava vicino. La porta si è spalancata, la luce del sole mi ha picchiata negli occhi. C'era come un grido del sole mentre la prezza mattutina alzava la polvere per buttarsi in viso. Stavo seduta sul carro con le spalle voltate ed ero legata in modo da essere costretta a tenere la testa piegata contro il petto. E così ogni volta che il carro si scuoteva sentivo male, perché il ferro mi serrava la gola. Ma non ho gridato, il dolore mi ha aiutato, le pietre della strada mi hanno aiutato, lo scricchiolare delle ruote mi ha aiutato. Non c'era niente davanti a me e niente dietro di me. Tenevo gli occhi chiusi e la luce del sole mandava delle ondate rosse attraverso le mie palpebre serrate e sentivo il rumore dei passi di molte persone. Ora la polvere della strada, il mulinello, formava come un fumo. Sentivo il respiro della gente intorno a me, avvertivo il battito dei loro polsi dilatarsi nei loro occhi. Ora c'era solo silenzio. Appena siamo arrivati all'incrocio mi hanno slegata e ho buttato la testa indietro, al di sopra dei vini, strisce di nuvole allungate, come fossero delle mani. Allora mi è arrivato il fumo del fuoco, veniva da un enorme rogo, e tutti cominciavano a tossire. Il fuoco divampato era una fiamma enorme, che arrivava a bruciarmi il viso! Allora mi sono girata, e mi sono accorta che dietro di me c'era lui. La sua bocca ha sorriso, i suoi occhi sono diventati grandi e limpidi e rumi. Mi è venuto vicino vicino, ho sentito il suo respiro contro la mia guancia e lui ha portato la mano sul mio fianco. Allora mi sono girata verso il rogo e ho portato le mani sopra la testa. Mi sono drizzata sulle punte dei piedi per allungarmi quanto potevo e ho riso. Ridevo, ma il mio riso era quello di un bambino piccolo. Poi ho cominciato a gridare tra le grida, quasi mi è saputa. Sono comparse delle parole come pesci che guizzano in un torrente. Ecco, la ruota in moto, scorre la sabbia, gridi gli uccelli notturni. Ecco l'albero cade. La ripera prima. Ora la ruota si ferma. C'è solo silenzio. La sabbia è finita, bisogna saltare. Dalla montagna giungono urla e si spalanca il greto.
fuoco, il fuoco mi è venuto incontro attaccando i miei vestiti. Prima che finissi sopra il rogo, già bruciavo come una torcia. Si sono messi a cantare un salmo, ma ormai non avevo più paura. Lui teneva il suo grande corpo davanti al mio e insieme ci siamo immersi nel grande lago. Lui mi ha avvolto e non avevo più paura. Anch'io continue, per cena un bastone da maiali, urla di marmocchi e cinci pisciosi.
Unghie appuntite, perfide risate, dici botte! E per suocera una parente del diavolo. Mi dai il bacio della tua salute? Su, cantami una canzone. Perché non guardi il mio nuovo vestito? Perché non mi ami più come il primo giorno? Ecco, ti giri e comincia a stare. è vero, proprio così. Poi è arrivato quel salto in banco puzzolente. Era pieno di moina, come la tua pancia piena di budella. E suonava quel suo maledetto sonaglio a corde. Sospirava, occhi azzurri, guance rosate. E si dimenava per casa, rifacendosi dietro come un gatto in amore. E della suocera gli reggeva il lume. Ed ora eccomi qua, con delle corna così grandi che non riusciva a passare dalla porta laterale della chiesa. E poi, scommetto, se la sono svignata. Con le tenaglie gli cingerò la testa e con il martello batterò sul petto e con la martella fracasserò la grana! Ma cosa fai adesso? Ti metti a piangere? No! Sì, gente, guardate un povero Fabio che piange e si dispera, come un coniglio che se la fa addosso. Ma non capisci che ti sei liberato di una vera magia? Ma tu non puoi capire! Ti senti ferito nell'orgoglio. Quello sarebbe il meno! Ma allora non sei un vero uomo, te lo dico io. Forse... parlato il fantasma. Forse lui la ama. Cosa ne sai tu, vecchia strega affumicata dell'amore? Lo domando a te, cosa ne sai tu dell'amore? Quello che conta sapere, e anche un po' di più. L'amore è una parola che vuol dire anche desiderio, ardore, libidine, di una maledetta somma di inganni, falsità, bugie, menzogne di ogni genere. L'amore è la più nera delle pesti, e se almeno uno ne potesse morire, ci sarebbe un po' di soddisfazione in questa tragedia. Ma l'amore passa sempre. Soltanto qualche imbecille qualche volta muore per amore. L'amore è un sorriso faticoso che diventa uno sbadiglio. Se tutto è incompleto a questo mondo, l'amore è la cosa più completa della sua incompletezza. Diavolo, ti vuoi la seca con questo discorso? Hai una fiaschetta di acciottura? Mi daresti da bere? Prendi, fai pure, servi. Ne vorrei un sorso anch'io. Ci sto legando. Vuoi un buon padrone? No! Io non amo più quella persona! Io la odio da cima a fondo! Bravo! Fai bene! L'odio è un nobile, autentico e valido sentimento, concepito per rendere gli uomini più forti. Ti chiamo fortunato, perché la lingua ben arrotata ti arrivi a credere le tue stesse fandonie. Permettimi di dirti che io ho letto e vissuto tutte le favole che si raccontano, e anche tutte le storie su Gesù Cristo, il Padre Eterno. Lo Spirito Santo non mi hanno mai fatto commuovere più di tanto. Stai attento, la notte è vicina, il posto è buio. Stai attento a quello che dici. Ah! Vuoi sentire il mio Vangelo? La mia pancia è il mio universo, la mia testa la mia eternità, e le mie due mani due splendidi globi di sole. Il mio mondo è il mondo di Jones, dove tutto vale quanto uno sbadiglio, soltanto che uno sbadiglio almeno una soddisfazione te la dà. Povero me, come mi sento depresso. Ma questo non mi ascolta, ma di che cosa ti lamenti? Mi è tornata in mente mia moglie, capisci? Lei è così bella che per descriverla ci vorrebbe un accompagnamento di violino. E infatti è quello che ha fatto il buffone. Il suo sorriso è come un liquore. I suoi occhi sono come mirtilli blu. E il suo fondoschiena è come una pera succulenta. Proprio così. Questa donna mi compare davanti come un campo di fragole. Ha due avambracci che sembrano due magnifici cetrioli. Basta, ti prego! Sei un pessimo poeta nonostante tu sia ubriaco. E la tua lista di ortaggi mi ha proprio stufato. Molta gente non pensa né alla morte né alla vanità delle cose. Ma verrà un giorno in cui si troveranno all'estremo limite della vita, sull'orlo dell'abisso. Io so ciò che dovrebbero fare. Dovrebbero intagliare nella loro paura un'immagine alla quale poi dare il nome di Dio. Stamane è venuta da me la morte. Abbiamo iniziato una partita a scacchi. Col tempo che guadagnerò sistemerò una faccenda che mi sta a cuore. Sì, è per questo che ho sfidato scacchi la morte. Conosce il gioco molto bene, ma io adopero una tattica che evidentemente è signora.
perché fino a questo momento non ho ancora perduto una pedina. Nel prossimo incontro porterò un attacco sul fianco e... Ah, sei tu. Ti stai beffando di me. Non mi fai paura. Ne sono certo. Troverò un modo di batterti. Questa è la mia mano. Io posso muoverla. In essa pulsa il mio sangue. Il sole compie ancora alto il suo arco nel cielo. E io, Antonius Bloch, gioco a scacchi con la morte. Scusate, qualcuno di voi saprebbe indicarmi la via giusta verso il confine? Questo è solo un sentiero ed io mi sono persa. Se vieni con noi, vai verso la peste. Se vai dall'altra parte, vai verso la peste. A meno che non sia la peste a venirti a trovare prima che tu l'abbia cercata. È proprio della peste che ho orrore. Ho preso il minimio, il mio figlio, letto dalla cura. Tutto il giorno senza incontrare nessuno. Avresti un pezzo di pane? Ti darò un pezzo della mia cagnotta. Grazie. Posso venire con voi? Posso venire anch'io? Posso venire anch'io? Possiamo, dai, Guarda che compagnia che mi tocca. Incamminiamoci. Quando l'allievo, Shorts, il secondo sicilio, udì il secondo essere vivente, che gridava, vieni! Allora mi apparve un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra, affinché si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Adesso reggetevi bene, miei carissimi amici, perché l'ora è arrivata. Guardate un po' chi si intravede là in fondo, in mezzo agli alberi, se non la mia grande e onorata sposa sul cavallo degli stelini. Prego, accomodatevi, mia cara brigata, perché ora avrà luogo un processo. Buonasera, moglie mia. Vedo che state facendo la vostra cavalcatina serale. Ma non si era mai visto un somaro cavalcare un ronzino. Stagliere, il mio nobile destriero. Or dunque, sei tu quel sudicio fabbro che offende la mia amata dama, la bellissima Cunigonda? Si chiama Lisa! Lisa, la serpe, la stupida, la cialtrona! Lisa, l'infedele! Lisa, dal sedere sonoro! O qualunque altro sudiciume che può venire in mente a te, meschino individuo squilettante. Non ascoltarlo, mia preziosa Cunigonda. Lui fa solo brutti versi che escono dalla sua fogna. I suoi occhi scottano come carboni ardenti mentre mi fissano con uno sguardo idiota. Stai attento che con la mia spada non ti divida in parti uguali, dalla testa fino all'ombelico. Vai a te, sudicione profumato, se no ti fa una scoreggia e ti manda dritto al profondo dell'inferno, dove i vanesi come te possono leggere i loro monologhi in continuazione, fino a far fumare le orecchie al diavolo stesso. Tu, bastardo, incrocio di 7 randagi scabbiosi, se fossi nei tuoi piedi proverei un'enorme vergogna per il mio alito, per i miei movimenti e per la mia voce, sì, detto in breve, per tutto il mio corpo. E deciderei di liberare la natura dalla vista del mio vergognoso essere! Gente! Chi mi indatmo? Chi mi indatmo, povero disgraziato? Stavo nascondurato! Vi aprite le orecchie? Sentite, sto vasco! State battiglia, a scuottore! Sentite, alla voce su! Se... Tiene la voce, tiene pure i galli, ma posso non giù basta, dice che è un crostiano. Signor, capita a me, a quanto fattore, venì, chiacchierciando. Io non potrei pensare che una retica dure per torti a trada. A
quando la prima volta mi abbracciò, io sapevo che la scegliere la stessa che l'attore aveva recitato annanzi a un gesto esigente o a uno specchio china di polvere. A quando con la barba su non facevano belle ride, io non sapevo che la barba diede tinte e le sorrise una collezione di tinte false da chi sta diventando sempre più rotta tant'è che vuole in fondo la bocca. Le profumo su diede rubato e le canzoni copiate. Sti cose a prima sono spallate e poi a me. So, signor, su punto, so potuto dire che l'attore sia un cristiano normale, ma no. Bucano! Oimè! Non c'è dubbio che uno che mangia! Che dorme! Che brussa! Che rotta! Che si innamora! Come qualsiasi demente! Ma non è stato né ho fatto mangiare! Che rottato! Che dormire mi ha piaciuto! Ma tutto il resto! Che non giusto in a me! Se intende tenere un discorso per la mia sopravvivenza! Vi sbagliate, veramente! Io sono un attore senza teatro, un pupazzo senza casa delle bambole, un poeta senza poesie, un amante senza amore. Persino i pidocchi mi disprezzano. Va bene, mio signore. Getto la mia povera spada di legno. Non intendo difendermi. Che diavolo fai adesso? Ti devi battere con me, altrimenti come faccio ad ammazzarti? Devi almeno farmi arrabbiare come hai fatto un attimo fa. Guarda, prendo il mio coltello e lo piazzo sul punto del cuore. Non devi fare altro che spingere. E la mia in realtà in un baleno si muterà in una solida, incontestabile realtà, ovvero l'assoluta evidenza di un cadavere. Da stu cacasotto! Ci non lo fai tu, o fai aiuto! Aiuto! Muoio! Muoio! Aiuto! Muoio! E dire che mi sono sposato questa donna. Andiamocene anche noi, questo spettacolo mi ha dato molto a stomaco! In questo momento, l'istrione si apre e osserva il suo pugnale. Quasi si vergogna, perché è un pugnale d'attrezzeria teatrale e si vergogna di non essere morto davvero. Contemporaneamente, però, è lusingato dalla credulità degli altri e dal risultato della scena. Se ne sta là, con la sua vergogna e la sua soddisfazione, nonostante il pubblico sia sparito tra gli alberi già da parecchio tempo. Ad un tratto, però, si stanca di starsene lì a provare vergogna e a sentirsi lusingato, e d'altra parte si sente superiore per aver provato sentimenti così nobili, ma nell'inorgoglirsi gli viene un gran mal di testa e scopre di colpo che è sciocco rimanere nel bel mezzo di un bosco tutto buio, solo e in compagnia di un mal di testa che gli viene da nobili sentimenti di vergogna. Così chiude il circuito dei suoi pensieri e fa un grande passo verso niente. Sono venuta a prenderti per portarti un signore nero e severo. Lui dice di aver bisogno del suono del tuo dito. Stasera suonerai al ballo presso la roccia del confine. Ma non ho tempo.
oscuro signore, immaginava che avresti dato questa risposta. Dicevi stare in pelle. Ma ho rispettato. Ti ho mandato. Il mio contratto. Il tuo contratto è annullato. La mia famiglia, i miei figli. Loro se la cavano meglio senza di te. Non c'è nessun'altra via d'uscita. No. Nessuna scappatoia. No, nessuna scappatoia. Deve essere un signore molto severo. È un signore severo. Va bene, allora. Andiamo a cercarlo prima che si infuri. I viandanti sono molto stanchi. Sono arrivati in un punto della natura dove si lasciano sdraiare sul muschio e restano in ascolto del proprio battito, del proprio respiro e del vento che soffia sulle chiome degli alberi. Maria resta in disparte con il bambino e osserva la luce della luna che non è più ferma e pallida, ma risulta cangiante e carica di mistero. Sento cantare i gatti.
paese, in cui l'alba va incontro ai campi. I fuochi si stanno spegnendo, il vento si calma, la pioggia inizia pian piano a cadere. Adesso tutti insieme stiamo aspettando qualcuno che viene verso di noi. Un essere possente, un cavaliere, un signore, accompagnato da una ragazza e da un giullare che porta un liuto sulla spalla. Vengono in questa direzione, vengono verso di noi sotto una pioggia mattutina, in silenzio. Perché? Perché il mio cuore è vuoto? Vuoto come uno specchio che sono costretto a fissare. Mi ci vedo riflesso e provo paura e disgusto. Mi leggo indifferenza verso il prossimo, verso i miei irriconoscibili simili. Mi scorgo immagini di incubo, nate dai miei sogni e dalle mie fantasie. Morire, è vero, sarebbe meglio, ma l'ignoto mi atterrisce. Che sia impossibile sapere, ma perché? Perché non è possibile cogliere Dio coi propri sensi? Per quale ragione si nasconde tra mille e mille promesse, preghiere sussurrate e incomprensibili miracoli? Perché io dovrei aver fede nella fede degli altri? Perché non posso uccidere Dio in me stesso? Perché continua a vivere in me, sia pure in modo umiliante, anche se io lo maledico e voglio strapparlo dal mio cuore? E perché, nonostante tutto, egli continua a essere uno struggente richiamo di cui non riesco a liberarmi? Mi ascolti? Io vorrei sapere, senza fede, senza ipotesi, voglio la certezza. Voglio che Dio tenda la sua mano e che mi mostri il suo volto nascosto, e voglio che mi parli. Lo chiamo e lo invoco. E se non mi parla, io penso che non esiste. Ma se è così, allora la vita è un vuoto senza fine. Nessuno può vivere sapendo di dover morire un giorno, come cadendo nel nulla, senza speranza. Buongiorno, gentiluomo. Siamo qui, riuniti uno accanto all'altro ad aspettarti. Io mi chiamo Jones, uno che ha parlato tanto durante questa camminata che sembrava non finire mai. Io sono la moglie di Antonius Bloch. Siamo entrambi vittime della crociata. Io sono un fabbro. E se posso dirlo, un fabbro abbastanza bravo. Questa è mia moglie Elisa. Comichino, signora Elisa. È un po' testarda talvolta. Tra noi due c'è stata un po' di battaglia, per così dire. Ma non più grave di quanto accade tra gente comune. È tutta colpa di quelli stiuoni. E lì potete chiedere. Sta zitta, Elisa. Io sono Maria. Ho camminato giorni e notti per trovare scampo, non tanto per me, quanto per il mio bambino. Ed ora anch'io sto ferma qui, ad aspettare. Io sono la strega, sono la strega, sono la strega. Scacco, matto. Hai vinto. Le parole e il cavaliere fa uscire su uno scuri dalla sua bocca senza lingua. Queste sono le parole che il cavaliere rivolge all'austero signore. Ogni mattina, ogni sera, io volgo le mie braccia verso i santi del cielo, verso il Signore. Spesso grido verso di loro per essere ascoltato. Ogni volta mi sento pervaso da una grande certezza. Attraverso caligini di apatia, io sento
la vicinanza di Dio che mi raggiunge come il rintocco di una grande campana. All'improvviso tutto il mio essere vibra per una musica che è fatta di molteplici voci. Allora io lo chiamo attraverso i fondali delle tenebre e il mio urlo diventa come un sussurro. Per la tua gloria, Dio! Questo è il mio grido della notte. Ma all'improvviso succede qualcosa nei miei nervi, accorsi dallo spavento. La certezza si spegne, come si spegne la fiamma di una candela. La grande campana tace, il pugno si fa più denso e attraverso la bocca penetra dentro di me. Escono come belve che si erano accovacciate, serpenti scintillanti, uccelli malvagi dai gridi funesti, maledizioni dal fondo delle mie viscere, dai miei capelli e dai miei occhi. Allora il buio diventa striato di sangue e si riaprono le mie ferite. Per rispetto verso il severo signore, ti prego di smetterla con questi borbottini. Là fuori, nel buio, dove ritieni di essere e dove probabilmente ci troviamo anche noi come inutili pianeti, non troverai nessuno disposto ad ascoltare i tuoi lamenti o commuoversi per le tue sofferenze. Asciuga le tue lacrime e guardati nello specchio della tua indifferenza. Taci, taci! Starò zitto, ma controvoglia. Lo ammetto, poco fa mi sono lasciato intimorire. Se devo crepare va bene, ma con tutto il rispetto verso il severo signore, non sono d'accordo. Silenzio! L'istrione sta accordando il suo strumento. Il severo signore della morte ci invita a danzare. Vuole che componiamo la danza in una lunga fila. Per primo procede il signore severo e subito dopo di lui si aggancia il ciullare. Ci allontaniamo dall'albero e volgiamo verso i pesi più bui. La pioggia ci deterge la faccia. Quando l'agnello sciolse il quarto sigillo, udì il quarto essere vivente che gridava: vieni! Allora mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e dietro gli veniva l'inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra di sterminare con la fame, con la peste, con la spada.